andate a rubare e rubate poco e rubate assai, cioè, mettetevi pure d'accordo, cioè, che cosa dobbiamo fare? Non lo so. Devo morire, ho capito. Ho capito. Finale, ho capito. Morirò per la tua gioia. È la muerte. La mano è suerte. Io con la mano destra involontariamente sfioro il pube. Ci sono gesti. L'ho sfiorato, non l'ho grattato. Non mi sono grattato, ho sfiorato presenza solamente. Presenza delle signore in sala. Allora. Ovviamente non mi permetterei mai. Ho sfiorato solamente in modo che. Da scaramanzia. Che gentleman, ragazzi. Qui non abbiamo neanche il ferro, ma come possiamo toccare ferro? Qua è tutto plastica, perché ricicleremo made in China. Cioè, ma capito? Cioè, ma allora il dito nella piaga proprio. Comunque, se vi serve la mucchina, andate dai cinesi, perché i cinesi hanno la mucchina. Ragazzi, ve lo giuro, io non sono riuscito a fare la foto. La prossima volta la faccio, la posto sulla pagina, perché è stato un momento altissimo ce della mia settimana. È una cosa che lo diciamo, ce l'hanno, quindi perché non dirlo, Ma secondo te Conte ha comprato la mucchina? Io ho fatto questo mezzo, lo fai da te a casa per la mia famiglia, in modo da si è aperta la porta, mi sono un attimo spaventato, invece il buon Ricca che è venuto anche lui, lo salutiamo con la manina. Salve. Sì, siamo un po' preoccupati, ma... Questo metodo casalingo è fatto di cosa? Lacrime dei suoi concorrenti, avversari politici. Acido muriatico, in modo da squagliarmi tutto. No, a parte gli scherzi. Questo metodo fai da te, chi lo farà, chi non lo farà, ma non so quali saranno gli effetti, diciamo la verità. Sì, perché adesso il problema è che magari le persone per farsi il metodo casalingo a casa tipo escono con le ossioni di quinto grado sulle mani, usando acidi. A proposito, ieri sono andato a prendere la varichina, ma non perché mi serviva la varichina per... Sì? Hai detto qualcosa? No. Diga? La varichina... No, non c'è più la varichina, perché tutti quando hanno comprato la varichina per fare tutti questi prodotti fai da te a casa. Varichina, candigina e mucchina sono diventati... A me serviva per le mutande, le mutande quelle bianche, dove inevitabilmente ci può scappare la... A lei le sbiacca con la varichina, prossima puntata. La scagazzatina, magari la sgommatina, per pulirla, come cazzo la pulisco? Cioè, prossima puntata un format solo sul lavaggio degli indumenti. Sì, ma possiamo farla anche in puntata, cioè l'abbiamo al momento... Ma mai visto le pubblicità, quelle che lavano al momento, diciamo, ho messo questo il vanish. Tutto. Possiamo dire vanish? Non lo so, forse è pubblicità occulta. Vabbè, allora diciamo lo stesso. Vabbè, comunque devo morire, quindi vedi, mi fanno dalla regia ci dicono solo segno. L'unico segno che ci fanno oggi è silenzio perenne, silenzio perenne. Quindi questo non lo so di che cosa vogliamo parlare, poiché dicono che ci divulghiamo troppo. Qualche altra notizia dell'ultima ora? Niente. No, fortunatamente per ora tutto tace, ragazzi, anche se io personalmente treni non ne prenderei così a naso. Eviterei sinceramente. Eviterei. Però c'è gente che fa tipo la fuitina, la mitica fuitina. La fuitina prima la si faceva per sposarsi, adesso per tornare a casa da mamma e papà. Evitiamo a questo punto di prendere i mezzi e di stare tranquilli. Ragazzi, l'unica regola principale è lavarsi le mani. Allora, io da brava germofobica giuro che questa cosa del lavarsi sempre le mani, io ho visto annunci da parte del Ministero della Sanità che diceva: mi raccomando, lavate le mani, mi raccomando. Ma perché la gente non se ne lava le mani pure prima? No, purtroppo no. Questa cosa mi ha un po' scioccata, sono un po' risentita di questa cosa. Purtroppo ragazzi. No. Come tu ben sai, ho avuto un locale, un noto locale di Avellino, delicatissimo. Che ci manca tantissimo, ragazzi. Ma non di, non, è un dolore nel mio essere per sempre. Magari un giorno riaprirò un altro locale, ma sarà un sexy shop. Che è sempre utile. Può sempre servire. Nell'alto dei cibi, dicono dalla regia, può sempre servire. Sai, quando tu apri un locale devi fare l'ASL, l'HCCP e tutto. C'era il dirigente che ci raccontò quando vai a fare l'esame, no? E ci raccontò che c'era un non faccio il nome, anche perché non saprei nemmeno qual è il locale. Diciamo un locale vecchio, praticamente c'era un ragazzo che aveva questo vizio di portarsi le mani già sto per svenire, nelle terghe, l'ho detto, però vabbè, molto educato. Bene.
Quindi quando entrava in bagno dice vai a lavarti le mani perché dobbiamo fare il tampone per vedere se... E allora lui usciva e poi praticamente ti risultava, capito? Dice ma rimetti a lavare le mani, si andi a lavare le mani, poi dice un'altra volta quindi il recidivo. Ma dove cazzo ti lavi le mani? E praticamente aveva visto che questo volontariamente aveva questo vizio di portarsi le mani e di grattarsi tra le chiappe. Beh, quindi aveva le sue... Sì, però capito, giustamente mi sembra anche anormale che c'è gente che faccia ciò. Non andrò mai più in un locale delle zone. No, non sono, signora, a parte gli scherzi, non potrei dire e accusare nessuno perché non so il locale, però c'è gente che oggettivamente non capisco perché tu torni a casa, posi il giaccone, dove cazzo vai? Vai a lavare, lavare le zampe. Lavate anche i piedi al momento, cioè, perché anche i piedi un check-up generale. Perché giustamente sono state nelle scarpe, lava anche i piedi perché anche i piedi hanno non bisogno ci resta di che respiro. Per il sociale. Sì. Quindi fate rumore anche lavando fate le mani, rumore. Ricordando Diodato che non c'entra un cazzo, però va bene sempre. Acqua azzurra, acqua chiara, possiamo stare più in tema. Ultimi giorni sta facendo sapore di mare, 1-2. Ci sono questo revival, questo momento revival. Canale 34, Ah, è vero, Canale 34. Mia madre, che se ci sta ascoltando saluto, signora buonasera. Mi ha detto assolutamente che a casa non si può vedere nient'altro a parte Rai 2, per lei ovviamente, Rai 2 e Canale 34, metti su 34. E io dicevo, mamma, ma che cacchio c'è su 34? E no, c'è questo canale nuovo, bellissimo. Sì, dei perché film, fanno questi cose, film un po' film, anni 60, 70, 80. È un gran piacere vederli. Sì, 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 bello. Va bene, partiamo col secondo, con la terza canzone. Eh sì, partiamo, tanto pure ci fanno segno che stiamo rompendo i coglioni. Allora, Sabun, è meglio che hai capito. Partiamo con il terzo brano, che è un pezzo di Marrakesh. Smetto di farmi le pare per te. Mi sa che smetto coi farmaci e con i caffè. Ma non so se sono loro che mi buttano giù o io che sono giù e che me la prendo con tutto. Provo a allenarmi ad andare nei club, a non svegliarmi più tardi e fare come te, che sai gestire la tua vita meglio di me. Sia mai che è il tempo di avere un dubbio. Corro sulle fune e salto sopra i tetti, sotto cieli scuri e stelle indifferenti. Tutto sotto controllo tranne i sentimenti, pure mentre dormo io digrigno i denti. Cerco un equilibrio che mi tiene insieme. Tu mi chiedi perché non mi voglio bene. Da domani lo faccio, mi fai quella faccia. Dovresti sapere che io ormai sono bravo a cadere. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Ed abbiamo già rischiato insieme. Non c'è mai stata una rete. Dopo di noi che succede? Se fama ovunque là fuori, sento aria di casa tra sti palazzoni. È il massimo dell'ambizione che c'è qua giù e passare dalla parte della gente che ruba. Io sono contro la felicità, contro mia madre, le feste, la puntualità. E puoi viaggiare però resta dentro di te, non puoi uscire dalla tua pelle. Sono furbo abbastanza io per tutti e due, e mia mia abbastanza tu per tutti e due. Lei che mi messaggia alle 2:22, io non so se starci dentro o uscirne come gli UK dalla UE. Chissà se per noi è che noi stiamo insieme. Dico queste cose non mi vuoi più bene. So che spesso mi incazzo, però chi si incazza alla fine ci tiene. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Ed abbiamo già rischiato insieme. Non c'è mai stata una rete. Dopo di noi che succede? Se respira un po', respira, è solamente un altro stop per te. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Tanto ormai siamo bravi a cadere. Ed abbiamo già rischiato insieme. Non c'è mai stata una rete. Dopo di noi che succede? Se tanto ormai
Ariecchice? Ariecchice. Non ve l'aspettavate. Vogliamo ricordare per l'appunto che sì, oggi è una data importante. Esatto. Sì, l'anniversario giusto della morte di Alberto, ricordati che devi... Mi fanno ancora segno dalla regia. L'anniversario della morte di Alberto... L'anniversario della morte di Alberto Sordi o della nascita della Alberto morte, Sordi? Della non diciamo minchiate perché ormai... Nel 2003. Noi siamo portatori sani di minchiate. Di minchiate, questo diciamolo. È sicuro? A un test siamo sicuro positivi? Bravo. È il grande Albertone, Alberto Sordi. Esatto. E poi nello stesso giorno... Non la stessa settimana, perché qualche giorno prima. Ah, qualche giorno prima. Yes. Oh, I'm sorry. Don't worry. Be happy. Un cazzo, però. Compie gli anni il mitico Tiziano Ferro. Un altro pilastro della mia infanzia / adolescenza / per sempre forever ti amo. Qual è stata la prima canzone di Tiziano? Qual è? Rosso relativo. Il tuo è un rosso relativo, senza bacche d'amore, ma è soltanto dentro di te quella gran solitudine. E poi aggiungere parole a caso, cioè voi prendete, parole a cazzo, prendete sì, il vocabolario e aggiungete una parola che vi esce a caso. Grande Tizianone. Tizianone, bello, ha fatto 40 anni. 40 anni, festeggiati anche in maniera molto positiva anche al festival, che è stato per 5 serate, l'abbiamo detto anche l'altra volta, 5 serate di seguito. Sì, ha fatto tutto un discorso sull'avere 40 anni, sulla crisi dei 40 anni, sulla felicità dei 40 anni. E sti cazzi li metterei, che ci sempre bene. Novità dall'ultima ora, ultima notizia, niente di... Fortunatamente, perché forse in questi casi è meglio quando tutto tace. Sì, dovrebbe... Le notizie potrebbero anche peggiorare drasticamente, per cui restiamo nel nostro, così, nel nostro bell'orticello di felicità. Di felicità. Momentanea felicità. Di felicità. Salutiamo anche... intanto vedi, mia mamma si è sentita nominare, mi ha scritto. Sì, cosa ha detto? Per il canale 34 si è sentita nominare, ha fatto, che fai, mi nomini? Ho detto, sì madre, ti nomino. Sì, ora il canale 34 è delicatissimo, fanno dei film veramente eccezionali. Io condivido pienamente la sua scelta, quindi... cinematografica. Ma casa mia paghiamo Sky, però dobbiamo dire canale 34. Beh, questa allora ha ragione sua figlia, cioè questa è una minchiaggine. Io non ho Sky e quindi ho solo questo cazzo di Mediaset che cazzo è premium, boom, Mediaset canali cinema, canali cinema del proprio abitudine. Uno c'ha Sky, che fa? Non si vede Sky. C'è una guerra in atto a casa mia, ma quella è perenne, penso in tutte le case italiane. Vabbè, è una vergogna. È una guerra. Quanto manca? Quanto manca? Allora abbiamo 10 minuti. 10 minuti. Non so, noi ci fanno solo segno che dobbiamo... No, noi ci fanno segno che dobbiamo morire, che è un'altra cosa. Basta. Abbiamo 5/7 minuti. E a questo punto, anche perché noi stasera abbiamo fatto il contrario, ci siamo sparati tutto all'inizio, perché dicono che parliamo troppo. Ci hanno censurato, ragazzi, qui c'è censura, qui parliamo di penne lisce, dopo che abbiamo parlato delle penne lisce ci hanno detto chiudete bocca, tacete. Sì, è una vergogna. È della carta igienica che si trova, se avete problemi la carta igienica si trova nei supermercati. La lobby delle penne rigate che ci sta facendo tenere tacere, quindi sono i cerotti. No, diciamolo, perché la gente giustamente è preoccupata, la carta igienica c'è, le penne lisce ci sono. Quindi state tranquilli. Una botta di ferri. Ma che ci avevo convinto che la merda è buona? Questo è un noto film di Carlo Verdone. Carlo Verdone. E quindi questo, vogliamo parlare di me? Vogliamo parlare di me? Vogliamo parlare di Mara Venier? Mara è un po' triste. La settimana scorsa era un po' triste. Ho chiesto in giro, ho detto, ma come mai? Non la vedo un po' sottotono. E pare che non la riconfermano. Credo che Mara debba essere intitolata come la First Lady. È la vero. Nostra first lady. No. Sapete che bella Mara a parlare con la regina Elisabetta ai meeting, al G8? Arriva lei e fa amore della zia. Che poi non si ricorda mai un cazzo, sempre rincoglionito. Sì. Ma com'è sto fatto? Mi ci rivedo. Ma dammi tempo, 2-3 anni, no, sto là. L'ultima è stata bella domenica scorsa, sì. No, questa, l'altra. L'altra. Sì.